Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di matrimonio.com risponde. Anche oggi non sono da sola nel famoso divano, assieme a me c'è Grazia, direttamente dalla community di matrimonio.com, ed insieme andiamo a rispondere ad alcune delle vostre domande più frequenti. Ciao Grazia. Ciao Chiara, grazie per avermi invitato. Benvenuta, per me è un piacere, almeno non sono da sola. Grazia, tra le varie domande della nostra community di spose e sposi di matrimonio.com ce ne sono alcune che sono particolarmente ricorrenti. Tipo, iniziamo. Quali sono le domande che secondo te una sposa o uno sposo dovrebbero fare quando visitano per la prima volta una location? Allora Chiara, innanzitutto è fondamentale, molto importante andare a visitare di persona, entrambi, tutte le location che hanno suscitato un certo interesse, quelle che abbiamo salvato tra i preferiti nella nostra app. Esatto. Perché in questo modo conosceremo il proprietario e lo staff che gestirà, ovviamente organizzerà il nostro evento, e potremo fargli tutte le domande più importanti, che sono le seguenti. Sì, infatti qua ne vedo altre, tipo chiedere se il catering è interno, esterno. Allora, anzitutto molte location prevedono un menu che include sia l'affitto che il menu stesso, altre invece ti affittano soltanto il posto, la location. In questo caso bisogna chiedere quanto è il costo dell'affitto della location, se te l'affittano in esclusiva, In caso contrario chiedere quanti matrimoni fanno nello stesso giorno e se c'è eventualmente un prezzo, un sovrapprezzo, nel caso si volesse appunto l'esclusiva. Ok, quindi devo capire se ci sarò solo io con i miei invitati quel giorno e se il menù me lo offrono direttamente loro o dovrò in qualche modo contattare magari un servizio di catering esterno. Esatto, ho capito. Per quanto riguarda il menù, è importantissimo chiedere cosa include, quali sono i servizi inclusi. Difatti molto spesso alcune location, oltre alle pietanze del menù, ti offrono anche servizi come decorazione, fotografo, wedding planner, animazione. Per cui questo poi nel momento della scelta tra una location e un'altra è un dato importante da inserire nella lista dei pro e dei contro per capire cosa ti offre l'uno e cosa ti offre l'altro, quindi sapere esattamente cosa include il menù. Io chiederei anche tipo se si può far festa fino a che ora, se magari c'è un limite di orario. Esatto, bisogna sapere fino a che ora sono possibili i festeggiamenti. E soprattutto la SIAE, questo te lo dico io che ho sbirciato e... Esatto, a volte la SIAE la paga direttamente la location, contando che è sempre a carico comunque degli sposi, però te la include nel prezzo, oppure se ne fanno carico gli sposi a parte. Questo è fondamentale anche. Beh, direi che c'è una bella lista di domande da fare. Ci sono molte domande da fare quando visitiamo la location. Immaginiamoci adesso ad esempio che la location che scegliamo ci offre anche il menù. Sì. Quindi quando decidiamo il nostro menù, quando scegliamo appunto le pietanze piuttosto che le portate eccetera eccetera, quali sono le domande che dobbiamo fare? Allora, innanzitutto bisogna chiedere cosa comprende un menù base. Di solito le location offrono diversi menù, quindi informatevi sul partite per esempio dal menù base, chiedete quanto costa e se è possibile aggiungere eventualmente qualcosa o modificarlo comunque a nostro piacimento, quindi capire un po' la flessibilità e la disponibilità. Si fanno le prove, no? Solitamente anche delle pietanze. Esatto, si farà una prova del menù, per cui è importante chiedere quando si farà la prova del menù e se è possibile anche invitare altri, essere accompagnati diciamo dai genitori. Molto spesso si vuole che i genitori, la suocera, i suoci vengano a provare tutto. E molte location danno la possibilità comunque di invitare anche più persone, normalmente sono i genitori per provare le pietanze del menù. Ed eventualmente immagino anche che ormai tutti i servizi di catering e le location prevedano nel menù anche menù speciali per chi è magari ha qualche intolleranze, qualche allergia, o per chi è vegano, vegetariano, nonché menù infantili nel caso per i bambini. Esatto, quindi se avete piccoli ospiti ricordatevi di chiedere se è previsto anche un menù per loro, un menù infantile, e i menù per i fornitori, perché spesso questa è la scelta degli sposi, si sceglie anche di offrire il pranzo, la cena anche ai fornitori, normalmente con un prezzo diverso, più basso. Certo, perché ci accompagnano tutto il giorno, quindi magari poverini devono mangiare.
Esatto. E poi leggevo qua, mentre tu stavi parlando, un'altra cosa interessante, esatto, relativamente all'allestimento del momento sì. cena o pranzo, quindi... Esatto, quando faremo il primo sopralluogo nella location dovremmo chiedere come viene strutturato il menù e dove verranno allestiti, ad esempio, l'aperitivo, in che zona, se sono previste delle isole, ad esempio, di show cooking, quindi se verrà preparato al momento il buffet. E in questo modo sappiamo anche, ci possiamo immaginare più o meno come verrà gestito il tutto, come saranno disposti gli invitati. E a proposito di questo, altra domanda importante, perdona, mi è venuto in mente, lo devo dire. Bisogna chiedere se hanno in mente, se hanno già predisposto un piano B, quindi la cosa pioggia. Fanno, esatto, come modificano il piano A in caso di pioggia. Chiaro, perché sposa bagnata, sposa fortunata, però meglio però, prevenire, esatto. Ovvio, ovvio, mi sembra giusto. Ok, una volta che abbiamo magari visitato già due o tre location, fatto un paio di prove del menù, come scegliamo la definitiva? Allora, può sembrare banale, ma è importante prendere un bel foglio, penna e fare una bella lista. Esatto, anzitutto chiedere preventivi a tutte le location che ci interessano. Quindi una volta che abbiamo i preventivi, con tutto ciò che include ogni preventivo, fare una bella lista dei pro e dei contro. E non solo per quanto riguarda i prezzi, ma anche ad esempio l'ubicazione della location, l'eventuale distanza della location rispetto al luogo della cerimonia. Alcune location offrono anche la possibilità di fare la cerimonia civile o religiosa in loco. Esatto, però per sapere se la location di nostro interesse prevede questo rito, a parte di domandarlo, è importante sapere se sono case comunali. Che significa? Sono dei posti che hanno l'autorizzazione da parte del comune per svolgere una funzione con rito con valore legale, perdonami. E per non sapere si smette questo mai di imparare. Per sapere questo basta andare al comune del luogo in cui ci si vuole sposare, quindi nel comune della location di interesse, e chiedere la lista di tutti i posti dove è possibile celebrare il rito con valore legale. O magari fare la domanda, magari gli stessi proprietari della location del posto lo sanno. Sì. Ok, ho capito. Tornando al discorso distanza tra cerimonia e location, è importante per calcolare i tempi, ma immagino anche a livello logistico, no? È molto importante perché se al fine doveste scegliere una location che si trova a qualche chilometro di distanza dal posto della cerimonia, anzitutto è importante inserire nella partecipazione magari una specie di cartina con le indicazioni per raggiungere il luogo e eventuali informazioni sulla possibilità di parcheggiare nella location. Questa è un'altra domanda importante da fare quando andate a fare il sopralluogo della location. Chiedete allo staff e ai proprietari se hanno un parcheggio, andate anche a vederlo di persona per vedere quanta disponibilità, se è molto grande, se è piccolino. E se la location dispone di parcheggio, indicarlo negli inviti, nelle partecipazioni e con le indicazioni per raggiungere il luogo. Anche se oggi abbiamo tutti il navigatore, comunque non si dettaglio, sa mai. No, esatto, magari gente un po' più zio, i nonni, sì, insomma, viene comunque apprezzato. Viene molto più apprezzato l'idea invece di disporre un bus, un mezzo di trasporto comune per tutti gli invitati. Perché in questo modo loro saranno tranquilli durante la festa, anche se bevono un po' di più. Bisogna prevenire tutto, esatto, la tranquillità. Sanno che dopo non dovranno condurre, magari per il ritorno è possibile, è una buona idea anche pensare di organizzare in due gruppi. Diversi turni. Esatto, due turni, uno dopo la torta o un altro dopo magari la festa, quindi quello più tardi. Chiaro. Beh, grazie, wow, davvero dovremmo farci una lista solo per sapere tutte le cose che non dobbiamo assolutamente dimenticarci di chiedere. L'ultima domanda che leggo qua, che è interessante, ritorniamo alla cerimonia, è relativa a chi è che può in qualche modo essere il cerimoniere, quindi nella cerimonia di rito civile, ovviamente. Allora, se la location che vi interessa
vi dà la possibilità di celebrare il rito con valore legale, questo potrà essere tenuto dal sindaco del comune o da un funzionario dello stesso comune, ma c'è anche la possibilità che la cerimonia venga tenuta da un officiante a nostra scelta, come ad esempio un amico, però non un parente di primo grado, no. Questo è l'unico veto, no. Può essere un amico, sempre previa autorizzazione da parte del sindaco, quindi con una delega, un'autorizzazione. Ok, che quindi si può fare, no. Ok, ma bisogna un attimo fare un check. Sì, sì, bisogna richiedere l'autorizzazione. Ok, davvero interessante, direi che anche per oggi abbiamo assolutamente imparato un sacco di cose che non possiamo dimenticarci, quindi grazie, gentilissima, anche oggi sei stata qua con noi, un grazie. Sacco di informazioni illuminanti, quindi se vi è piaciuto questo video mettete like e iscrivetevi al canale e se avete altre domande mi raccomando la nostra community di matrimonio.com è assolutamente a vostra disposizione e ci vedremo alla prossima. Ciao.